Preside festa in grande stile all'Istituto Comprensivo Gelea e Butera, si celebra la festa di San Martino, ancorando però questa festa alle tradizioni del territorio. Sì, per noi ormai è diventata una prassi consolidata. Da quando sono qui ho accolto con piacere l'invito, sin dall'inizio della mia dirigenza, di poter festeggiare San Martino. È una festa che connota fortemente il territorio di Gela. Quest'anno del resto il tema del nostro POF è identità ed integrazione. E allora quale miglior occasione che la festa di San Martino? Da una parte l'identità e il recupero delle tradizioni, che sono le tradizioni culinarie, ma anche le tradizioni culturali, linguistiche e anche dialettali. Dall'altra, San Martino è l'esempio tipico di chi per ben due volte regala il proprio mantello e quindi è l'esempio dell'integrazione, della solidarietà, di chi si avvicina al più debole. Ed è questa un po' la mission della nostra scuola. Noi operiamo in un quartiere non sempre semplice e allora la scuola diventa un presidio, un baluardo contro la sofferenza, contro anche la difficoltà a poter andare avanti ogni giorno vista la grave crisi che attanaglia un po' la realtà gelese. Sono stati allestiti dei tavoli molto belli e naturalmente è stata anche un'occasione per allestire un vero e proprio laboratorio di collaborazione tra mamme, papà e figli. Sì, diciamo che questo noi lo facciamo ogni anno e ogni anno forse rischio di essere ripetitiva, ma il rapporto costante con la famiglia per me è fondamentale. I genitori si sono adoperati, lei non ha idea, persino ieri sera sono venuti per allestire i tavoli, per cercare tutte le novità, tutte le prelibatezze che connotano la festa e connotano l'autunno, lavorando in sinergia con i miei insegnanti. Questo credo che sia l'esempio più bello di come possa davvero crescere una scuola. Quindi invito l'amministrazione, invito il territorio di Gela a non lasciare sfuggire questo tipo di occasione, a non disperdere un patrimonio e un lavoro che in questi due anni noi abbiamo fatto in questa scuola.